Buongiorno, benvenuti ai ragazzi consiglieri del vecchio Consiglio Comunale e ai nuovi ragazzi del Consiglio Comunale dei ragazzi di Canonica. Abbiamo già fatto quest'anno una seduta del Consiglio Comunale e questa però, diciamo così, è la prima seduta ufficiale del nuovo Consiglio. Allora, prima di procedere con l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno, facciamo la proclamazione quindi dei nuovi eletti. Quindi, con il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, proclamiamo gli eletti della consultazione elettorale fatta a scuola. Ai nominativi? I consiglieri di prima A sono Giovanni Secchi e Massimo Pozzi. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Sec, consigliere della prima A. Io mi chiamo Massimo Pozzi e sono anche un consigliere della classe prima A della scuola secondaria di primo grado di Canonica D'Adda. Mentre i consiglieri eletti nella classe prima B sono Matteo Secchi e Thomas Petrò. Buongiorno signor sindaco, noi siamo i consiglieri della classe prima B della scuola secondaria di primo grado di Canonica D'Adda. Io sono Matteo Sec. E io sono Petra Thomas. Benvenuti ai ragazzi, quindi ufficialmente dichiaro insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi con i quattro nuovi consiglieri eletti e con i vecchi consiglieri. Il sindaco dei ragazzi lo conosciamo tutti. Io sono Davide D'Elia, il sindaco dei ragazzi. E il vice sindaco. Buongiorno a tutti, io sono Camilla Taglia. Vice sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Benissimo. Allora, passiamo quindi all'esposizione di quello che è il vostro programma elettorale, giusto? Ascoltiamo le vostre proposte. Per prima cosa vorremmo parlare del nostro logo. Questo logo è frutto di una votazione pari che ci ha portato a queste due immagini. Poi non poteva mancare la scritta che identificasse la nostra sezione, la prima A, su uno sfondo un po' insolito, un muro che rappresenta la costruzione del nuovo e del nostro futuro e la forza di una comunità unita e impotente come una grande costruzione. Il nostro primo simbolo. Più in basso si può vedere il nostro primo simbolo, che mostra una semplice matita, oggetto comune per scrivere, disegnare, inventare e progettare. Questa matita a sua volta si apre in tante significative parole: futuro, diritti e doveri, rispetto, società e istruzione ed idee. Tutte queste parole sono necessarie, o meglio, essenziali per una buona società. Tutte queste parole poi sono racchiuse in un'immagine, una lampadina, che significa nuove idee, novità per il futuro, progettazione e invenzione del nostro futuro. Dunque, è proprio questo il nostro primo slogan: costruire il nostro futuro. Ma non basta solo questo per costruire una società. E così viene il nostro secondo simbolo, che mostra al centro un libro, simbolo di istruzione ed educazione di noi giovani, circondato da noi bambini e ragazzi. Attorno a noi si possono vedere numerosi alberi che rappresentano il rispetto dell'ambiente. Rispettare e salvaguardare il verde è importantissimo. Bastano solo piccoli gesti, come la raccolta differenziata, per migliorare, anche se nel nostro piccolo, la nostra vita e quella di tanti altri esseri viventi. Poi si possono anche osservare degli edifici che rappresentano il nostro paese, circondato da molte persone ad indicare i cittadini. Infine, sullo sfondo vi sono le bandiere di molti stati a indicare l'accoglienza, perché accogliere è importantissimo per una società. Accogliere nuove idee, nuovi progetti, nuove persone, nuove culture per un futuro migliore. Così, tutti insieme, uniti, marceremo verso il nostro futuro, come dice il nostro secondo slogan. La nostra lista. Questa lista espone le proposte che secondo noi possono migliorare il nostro paese.
Abbiamo elaborato in classe una serie di proposte in base alle possibilità, alle nostre esigenze e all'aspetto economico. Abbiamo inoltre diviso le nostre proposte in tre brevi categorie. Scuola e istruzione. Organizzare strutture per il recupero scolastico all'interno o all'esterno della struttura scolastica per gli studenti che hanno difficoltà nel fare i compiti e che preferiscono essere seguiti da ragazzi o professori di sostegno. Organizzare laboratori didattici come corsi di lingua straniera e camping estivi a basso costo per i giovani, come già fatto l'anno scorso. È stata una bella esperienza dove abbiamo imparato molte cose utili per la vita quotidiana e sarebbe bello rifarla. Poi c'è riorganizzare la biblioteca comunale scolastica rendendola più usufruibile da noi studenti all'interno delle ore scolastiche. Fornire l'aula di informatica di nuovi computer più dotati e moderni. Fornire le aule di LIM e vari materiali multimediali per rendere l'istruzione di noi giovani nuova, interessante e divertente, ma anche molto produttiva. Aumentare il materiale didattico nell'aula di scienze della nostra scuola, rendendola ancora più attrezzata per le attività scolastiche che vi facciamo in essa. Struttura scolastica. Ridipingere le pareti scolastiche perché sarebbe bello avere colori vivaci e accesi nella nostra scuola. Fornire la scuola di armadietti molto utili e vantaggiosi per noi studenti che a volte dobbiamo portare in spalle pesi realmente eccessivi oppure per questioni di ordine e di pulizia. Poi vi è l'ultimo gruppo che noi l'abbiamo nominato salvaguardare il verde e renderlo più sicuro. Aumentare le piste ciclabili sul territorio del paese e confini per maggiore sicurezza. Infatti vi sono strade nella periferia del paese dove non ci sono questi tipi di servizi e quindi per prevenire eventuali incidenti sarebbe opportuno fare questo. Introdurre come in moltissimi altri paesi i parcheggi rosa, molto utili sia per le donne in gravidanza che per le neomamme. Aumentare il controllo dei parchi e dei siti pubblici all'aperto per prevenire incidenti, cadute ed eventuali trasgressioni delle regole di comportamento. Sollecitare la raccolta differenziata in campo comunale, installando diversi cestini per i diversi materiali, anche nei parchi e nei siti pubblici. Infatti, come citato prima, parlando del nostro logo, noi crediamo molto nel rispetto dell'ambiente e questa azione è essenziale per questo obiettivo. Creare, ampliare e attrezzare un'area dedicata esclusivamente agli animali e se c'è già, renderla più visibile, pubblicizzandola e indicandola con una segnaletica. In questo modo i nostri piccoli amici possono giocare e divertirsi senza sprecare il verde. Ridurre le emissioni di gas promuovendo progetti eco come Bicibus presenti in molti comuni italiani e la giornata del verde pulito. Aumentare l'efficienza del paese sollecitando l'installazione di pannelli fotovoltaici e apparecchiature emergenti capaci di utilizzare delle risorse rinnovabili e innocue per l'ambiente, evitando così l'inquinamento dell'aria che respiriamo e del nostro prezioso ambiente. Queste che abbiamo appena letto sono tutte le nostre proposte e speriamo che non tutte ovviamente, ma in parte siano attuate. Grazie per l'ascolto. Vorremmo cominciare presentandole il nostro logo, che rappresenta una colomba come simbolo di speranza, che arriva fino alla meta, cioè il sole. Racchiuso in un grande simbolo della pace, vi è lo stemma di Canonica Dadda, il cui significato è che per migliorare Canonica Dadda ci vuole pace, curiosità, volontà, il rispetto per il prossimo e intelligenza. Abbiamo elaborato delle proposte sulla biblioteca. Fornire la biblioteca comunale di altre risorse tecnologiche, perché la nostra società si sta modernizzando nel campo dell'informatica, quindi la biblioteca deve essere al suo passo, anche perché non tutte le famiglie possono permettersi questi strumenti tecnologici per l'istruzione dei propri figli. Aumentare il personale della biblioteca per una migliore organizzazione. Ad esempio, la proposta delle risorse tecnologiche, se andrà a buon fine, il personale aggiuntivo servirebbe per dare assistenza e controllo su questi strumenti.
abbiamo elaborato delle proposte relative al paese. Creare un servizio di trasporto per anziani, accompagnandoli così a fare visite mediche o commissioni. L'autista potrebbe essere un volontario, permettendo di avere un costo contenuto per le persone, così per mantenere il pulmino. Sarebbe una bella cosa se ci fosse il piedibus anche per la scuola media, con orari giusti e con eventualmente più volontari per la sicurezza in strada. Il cibo della mensa della scuola primaria non piaceva quasi a nessuno e se le famiglie potevano la evitavano. Essendo al corrente di come è ora, ovvero uguale al tempo fa, sarebbe un progetto migliorarla con cibi sempre salutari ma più gustosi e appetitosi. Un altro progetto potrebbe essere l'aggiunta di un marciapiede in via Cimitero, perché in quel tratto la sicurezza non è del tutto garantita e potrebbero esserci persone che vengono investite da automobili o motorini. L'organizzazione di eventi che valorizzino l'Adda, le bellezze di Canonica, visite guidate lungo il parco Adda Nord e le rovine della chiesa non sarebbero niente male per la società. Fare una campagna di informazioni per prevenire i pericoli di chi fa il bagno nell'Adda e aumentare la sicurezza per chi nuota nell'Adda soprattutto nel periodo estivo. Riorganizzare il cinema che da tempo non viene utilizzato e se l'opzione non sarà attuata creare una linea esclusivamente per il trasporto tra Canonica e il cinema dell'oratorio di Faro Giro d'Adda e viceversa. Aumentare le giornate per pulire Canonica perché non ne sono organizzate molte. Aggiungere sacchetti per gli escrementi di cani per evitare sgradevoli episodi e aumentare le multe per chi non usa i sacchetti. Grazie per averci ascoltato e spero che queste proposte siano presto attuate. Allora, io vi ringrazio, ho ascoltato con molto interesse i vostri programmi e le vostre proposte. Allora, alcune proposte richiedono sicuramente dei tempi più lunghi, perché avete ragione, quando parlate di piste ciclabili in zone periferiche del paese, è vero, ci sono le zone tipo via Fara e non via Fara, via Brembate, via Cimitero, che effettivamente hanno, via Brembate non è servita né da marciapiede né da pista ciclabile, via Cimitero la pista ciclabile o il marciapiede si ferma al cimitero e non prosegue oltre, quindi è vero, sicuramente ci sono delle zone che richiedono una messa in sicurezza che purtroppo non ha dei tempi velocissimi, anche perché stiamo parlando di strade che non appartengono al comune di Canonica, ma che sono provinciali. Essendo strade provinciali, tutto l'iter che va seguito è con la provincia e quindi i tempi si dilatano moltissimo. Per quanto riguarda invece la parte dei risparmio energetico, pannelli fotovoltaici, eccetera, allora vi anticipo che abbiamo approvato questa settimana proprio il progetto di rifacimento della piazza che c'è qui di fronte al municipio e verrà predisposto, oltre a un arredo, alcuni alberi eccetera, quindi una sistemazione migliore dei parcheggi, verrà predisposto anche una zona, un'isola per ricaricare le auto elettriche e quindi ci stiamo muovendo in questo senso e stiamo valutando proprio anche un eventuale acquisto di un'auto elettrica che possa essere messa a disposizione proprio del comune, in modo tale che anche il comune dà il buon esempio e non inquina. Le altre proposte che voi avete fatto riguardo la biblioteca, la scuola, allora vi anticipo già che alcune cose verranno portate a termine già entro, appena chiuderanno le scuole, inizieremo sicuramente la sistemazione della scuola media, quindi l'imbiancatura di cui avete parlato verrà effettuata. Adesso sappiamo che volete colori vivaci, quindi magari eviteremo il bianco, non lo so, magari se gli insegnanti la penseranno allo stesso modo, però si potrebbe fare fateci una proposta, cioè questi incontri servono anche per così scambiarsi delle idee, no? Di che colore la vorreste la vostra scuola, quindi non solo bianca. E una cosa che vi avevo già detto l'altra volta, allora i muri, quelli all'uscita delle aule e il muro dietro che confina con Via Aldo Moro,
non sono bellissimi. Quindi, se è una cosa che vi può interessare, potremmo studiare un progetto dove questi muri vengano ricoperti da un murales o più murales che la scuola può progettare e realizzare. Naturalmente il materiale a carico dell'amministrazione. Quindi se questa è una cosa che vi interessa, magari possiamo approfondire questa questione anche con l'insegnante di educazione artistica, perché sicuramente ci vuole qualcuno che vi segua, non è che uno va a pittura, quindi ci vuole un progetto e ci vuole comunque un adulto che vi segua in questa cosa. Se gli insegnanti sono disponibili a fare questo tipo di progetto, altrimenti, non so, vediamo magari di attuarlo in un'altra situazione, in un altro momento, magari fuori dalle ore scolastiche. Quindi vediamo un attimino come si può fare. Per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche, sappiamo che la scuola elementare è praticamente quasi a posto per quanto riguarda le LIM, mentre la scuola media ha ancora mancano delle strumentazioni, e vedremo di reperire le risorse per darvi quello che chiedete. La fruibilità, diciamo, della zona dell'Adda, la chiesa, quindi incentivare le passeggiate lungo l'Adda, incentivare le visite. Allora, adesso se passate avrete visto che sono ricominciati i lavori per la sistemazione del secondo lotto della chiesa di Sant'Anna. Quindi c'è il cantiere e la parte, diciamo, attigua alla chiesa sta per essere sistemata. Non sarà ancora una sistemazione definitiva, quindi mancherà ancora una parte di lavori per rendere fruibile quella seconda parte del lotto, però comunque i lavori stanno iniziando. Io vi faccio una proposta. Allora, l'anno scorso, partecipando alle giornate del FAI, io ho visto che a far da guida in questi luoghi c'erano i ragazzi delle scuole, quindi erano stati preparati per far da guida, per illustrare, diciamo, le bellezze artistiche del luogo che veniva aperto. E se voi siete interessati a questa cosa, perché tenete presente che non tutto si deve fare all'interno della scuola, uno magari ha anche delle ore che libere, che non utilizza per studiare, per fare attività sportiva, per divertirsi con gli amici, eccetera, e magari vuole partecipare ad un progetto di questo tipo. Quindi non tutto fatto all'interno dell'orario scolastico, perché altrimenti poi diventa una cosa impossibile. Però se qualcuno è interessato a far da guida a determinati luoghi di canonica, adesso la chiesa in questo momento non è visitabile perché è chiusa, però possiamo pensare di organizzare, non lo so, un gruppo di guide giovanili. Quindi c'è sempre con l'aiuto, logicamente, l'affiancamento di un adulto, però questa è una cosa che si può pensare. Io credo che il fatto di trovarci qui debba essere di stimolo alle proposte, ma poi dobbiamo individuare all'interno di queste proposte qualche cosa che vogliamo fare insieme, voi e noi. Allora, l'amministrazione con le risorse, perché con le risorse economiche, cioè se vogliamo dipingere qualche cosa è chiaro che qualcuno deve comprare il materiale, quindi l'amministrazione con le risorse economiche e con l'aiuto di quello che sono gli uffici, i tecnici comunali o personale esterno, voi con la vostra parte e la parte che i docenti che sono coinvolti, diciamo, nel progetto possono dare a questi progetti che noi individuiamo. Quindi se volete possiamo magari fissare alcuni obiettivi e vedere di verificarli.
cioè non solo in sede proprio di consiglio comunale dei ragazzi, cioè se decidiamo per un progetto, va bene, ci vediamo in altre occasioni, anche non solo all'interno del consiglio comunale, vediamo come portare avanti quel progetto, in modo che comunque qualcosa alla fine si veda di realizzato, perché altrimenti sono tutte delle bellissime proposte che condivido, avete fatto delle proposte intelligenti, quindi complimenti, ci avete pensato e avete pensato delle cose veramente importanti, però poi rimangono così, lo abbiamo detto e poi boh, lo facciamo, non lo facciamo, cioè fissiamo magari un qualche cosa, cioè voi adesso magari, non so, magari sentiamo anche gli altri consiglieri se hanno delle proposte anche loro. Poi fissiamo magari uno o due obiettivi e lavoriamo su quelli. Quindi magari poi prima della prossima volta vediamo un attimino cosa riusciamo a sviluppare, se vi va bene questa cosa. Non so se è fattibile. Nel terzo punto all'ordine del giorno si affronterà lo stato di avanzamento dei lavori riguardanti l'iniziativa della bancarella di oggetti usati e della bancarella delle torte. Cedo la parola nell'ordine ad Andrea Tondini, Alessandro De Clemente ed Alessio Ricciardi. Buongiorno, volevamo informarvi che la bancarella della solidarietà dell'anno scorso è stata un grande successo e per questo volevamo riproporla. Come data avevamo pensato il 2 giugno, perché è coincidente con la sagra della ciliegia. Inoltre avremo bisogno di uno spazio per la vendita degli oggetti usati. Confidiamo nella vostra disponibilità i consiglieri di seconda B. Alcune mamme hanno pensato di allestire una piccola bancarella il giorno 17 aprile, che sarebbe una domenica, vicino alla chiesa in cui si venderanno le torte fatte in casa dai genitori. Il ricavato della vendita andrà ad integrare ai fondi della scuola. Allora, per quanto riguarda la bancarella del 2 giugno non ci sono problemi, perché Arti e Tradizioni comunque mette a disposizione lo spazio. Vi anticipo che la sagra dei Turtei è posticipata al 10 di aprile, quindi se magari le mamme vogliono inserire, oppure voi volete inserire la bancarella all'interno di quel momento invece che il giorno 17, c'è anche questa possibilità, visto che le due date sono vicine, quindi valutate entrambe le cose, quindi magari per la bancarella degli oggetti usati è troppo presto, sì, siete troppo sotto. Sì, perché dobbiamo raccogliere altri oggetti, perché quelli avanzati dell'anno scorso sono troppo pochi. Ok, sì. Quindi non so se le mamme possono invece valutare entrambe le possibilità, sia quella del giorno 17, se vogliono mantenere quella data, sia quella invece del giorno 10, dove invece magari c'è già una, diciamo, una manifestazione che magari richiama più gente e magari riescono a vendere di più, quindi c'è anche questa possibilità. Sì, riferiremo alle mamme e poi sentiremo il loro parere. Per concludere affronteremo le varie ed eventuali presentato da Enrico Lamai. Come ultimo punto vorremmo proporre di aggiungere dei nuovi cestini per la raccolta differenziata, così da rafforzare il senso di responsabilità dei ragazzi nei confronti dell'ambiente. In particolare vorremmo richiedere due contenitori per la raccolta della plastica da collocare nella nostra scuola. Ok, a proposito di quello che si diceva dello spazio dedicato agli animali, esiste già. Ed è sulla curva di Via Aldo Moro, di Via Europa, vicino a Via Aldo Moro. Allora, quello spazio è gestito dai ragazzi della Campagnola e c'è uno spazio recintato che viene utilizzato per i cani. Quindi già quello lì è uno spazio fruibile. Ci sono i tavoli, diciamo, dove comunque uno può sedersi, eccetera, e poi c'è uno spazio proprio invece dedicato agli animali. Quello è esclusivamente per gli animali. Quello spazio,
non eravate al corrente che ci fosse. Volevo chiederle, magari se era, si poteva aggiungere una segnaletica che lo indicasse. Lo dirò ai ragazzi della campagnola. Perché magari. Più che altro noi abbiamo chiesto la stessa domanda ai nostri compagni e alcuni di loro erano al corrente della presenza di questo luogo. Ok, quindi, va bene. Era questa la nostra richiesta. D'accordo. Niente, vogliamo già individuare qualche cosa su cui lavorare? Perché la prossima volta ci vediamo alla metà di aprile, giusto? Una cosa del genere. Fine aprile, ecco. Ok. C'è qualcosa su cui vogliamo puntare? Allora, magari lo studio del colore, ok, lo fate, non so, fateci avere qualche proposta. Quello. Io avrei pensato che la proposta sul pulmino per gli anziani potrebbe essere una proposta che dasse un pochino più di ordine a Canonica, perché magari degli anziani che non hanno la possibilità di essere accompagnati dai propri parenti o da degli accompagnatori potrebbero servire di questo pullman, di questo pulmino e gli aiutasse un po', insomma. Allora, a Canonica esiste la Croce Rossa, che è una che non è l'ambulanza, che è un'associazione di volontari che accompagnano gli anziani o anche chi non è anziano negli ospedali o negli ambulatori se hanno bisogno di fare delle visite, oppure alle terme di Trescore, mi viene da dire, se devono fare un ciclo di terapie termali. Esiste già un'associazione di volontariato che opera in questo senso, perché il comune acquistare un pulmino poi diventa un problema, nel senso che chi lo guida? Un volontario. E appunto ci sono i volontari della Croce Rossa. E il comune ha una convenzione con la Croce Rossa e tutti gli anni alla Croce Rossa dà 2.500 euro per i trasporti, per questi tipo di trasporti. Quindi gli anziani o comunque chi ha bisogno può rivolgersi alla Croce Rossa per questo tipo di trasporti. Tra le proposte, quella che mi sembra un po' possibile attuare, pensare di attuare non quest'anno ma già impostare quest'anno, è quella dei muretti, coinvolgendo i professori di arte o di tecnologia, cominciare già da quest'anno a pensare, a progettare come colorarli per poi realizzarli l'anno prossimo, perché non credo che ci siano i tempi per riuscire a, con tutti gli impegni che ci sono in questa ultima fase dell'anno. Certo, assolutamente. Beh, diciamo che bisogna pensare questa cosa e poi se riusciamo a pensarci adesso e all'inizio di settembre, quindi magari le giornate sono ancora buone, si riesce ad iniziare qualcosa, perché poi tutto logicamente dovrà essere rinviato la primavera, a parte che quest'anno è stato un anno eccezionale, magari può essere che si riesca a risistemare le cose. Quindi va bene, fissiamoci su questa cosa. Poi valuteremo questa cosa del campo estivo come abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso appunto avevamo avuto questa opportunità con la Protezione Civile, lo rivaluteremo. Avevamo anche valutato un centro estivo, diciamo, in inglese, e i costi sono abbastanza elevati per una settimana. Quindi poi quello che rimane a carico delle famiglie è troppo elevato. Io non so, su quello, ma vedremo. Anche l'idea dei sacchetti non so se sarà attuata, perché hanno anche quelli un costo. Però i sacchetti per i cani? Sì. Quelli sarebbero, il padrone dovrebbe portarseli obbligatoriamente in tasca, altrimenti è possibile multarlo. Perché è come se io non utilizzo il sacchetto della pattumiera e lo butto per strada.
E anche per aumentare le giornate per pulire canonica. Ecco, allora. Un po' sporchina. L'anno scorso avevamo fatto una valutazione diversa come consiglio comunale dei ragazzi. Allora, si era detto sì alle giornate del verde, ma non alle giornate in cui noi ragazzi andiamo a pulire. Giusto? Si era fatta una valutazione diversa. E devo dire la verità che era una valutazione che mi trovava d'accordo, nel senso che ci sono comunque dei rischi, perché quando uno va a pulire, per terra c'è di tutto. Ci sono cose che tagliano, che feriscono, cose che possono essere pericolose per altri motivi, e quindi sinceramente diventa abbastanza un problema, perché voi siete tutti minori, siete sotto la responsabilità degli adulti, quindi dovreste essere accompagnati da un adulto. Quindi se noi possiamo anche organizzare la giornata del verde pulito, però la organizziamo di domenica, ci sono i volontari, adesso un po' meno, però tipo cacciatori, pescatori, altri che pulivano le rive, l'alzaia e tutto quanto, però i ragazzi che vengono devono essere accompagnati da un adulto, perché sono sotto la responsabilità dell'adulto che li accompagna. Quindi se vogliamo organizzarlo non c'è problema per noi, però sappiate che dovete venire accompagnati da un adulto. Magari anche più di uno. Allora, cominciamo con una, proviamo. Cominciamo con una e vediamo quante adesioni riusciamo ad avere. Adesso, in questo momento, mi sfugge qual è la data della giornata del verde pulito della Regione Lombardia. Però su sollecitazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi prendiamo l'impegno di organizzarla. Volevo chiederle una cosa. Cosa pensava del progetto del parcheggio rosa? Allora, il parcheggio che vi ho detto che rifaremo sarà un parcheggio che diventerà tutto a pagamento. Quindi ci sarà il parcheggio a pagamento sulla piazza del comune e su questa piazza qui vicino. Quindi con un quarto d'ora libero, quindi se uno deve accompagnare il figlio a scuola, alla scuola materna, andare a prendere il pane, andare dal tabaccaio a prendere le sigarette o il foglio di protocollo, avrà il tempo di andare nel negozio. Dopodiché, se l'auto rimane in sosta, pagherà il biglietto a seconda del tempo che ce lo lascia, come in tutti i parcheggi. Rimarranno invece liberi gli altri parcheggi. Possiamo pensare di mettere un parcheggio rosa. Lo farò presente in sede di progetto definitivo, di inserire i parcheggi rosa. Va bene. Oppure per il cinema, o per sistemarlo, oppure per organizzare la linea. Allora, il cinema costerebbe. Sì, allora la questione cinema è una questione un po' complicata. Allora, il cinema non appartiene al comune, il cinema è della parrocchia. Allora, per 20 anni la parrocchia ha ceduto l'uso di questo spazio al comune. Allora, tra 4 anni questa convenzione che noi abbiamo finisce. Ci siamo già incontrati con la parrocchia per chiedere se ha intenzione di rinnovare questa convenzione, perché nei primi 5 anni della convenzione l'amministrazione ha sistemato la parte dove c'è dentro la Croce Rossa, dove c'è lo spazio gioco, eccetera, dove ci sono quelle aule. L'altra parte non è stata sistemata, perché già quell'intervento lì è stato un intervento comunque costoso. Sul cinema bisogna fare un ragionamento, nel senso che
fare una sala cinematografica ha un costo troppo elevato e quindi siamo una comunità piccola, c'è già Afara, fa già fatica con i costi. Però si può pensare per esempio a una sala tipo auditorium, tipo un posto dove uno comunque, non so, può fare il teatro, può fare uno spettacolo teatrale, una cosa del genere. Il cinema proprio è costoso. Però prima di decidere questa cosa noi abbiamo bisogno di avere una risposta dalla parrocchia. Quindi se la parrocchia concederà al comune ancora questa convenzione per l'utilizzo dello spazio per almeno 10 o 15 anni, si riuscirà a fare un intervento. Diversamente tornerà alla parrocchia, che deciderà che cosa farne. Alla fine poi c'è la struttura che non viene utilizzata sia dalla parrocchia. Hai ragione, dalla comune. Quindi condivido. C'è la struttura lì, è come che non fa niente, quindi se magari andasse a chiedere alla parrocchia di darci la struttura, non potrebbe essere una brutta idea. L'abbiamo chiesto. Loro non la usano. Hai ragione. Hai ragione. Manderemo anche una comunicazione del Consiglio Comunale. No, li abbiamo già incontrati circa due settimane fa. Ci siamo già incontrati con il parroco e il Consiglio per gli Affari Economici e adesso aspettiamo una risposta. Un'ultima cosa, sono dimenticato di farle vedere il volantino della bancarella delle torte. No, è ancora provvisorio. Bellissimo. Non so se la telecamera lo riprende. Bellissimo. Allora, adesso voi vedete qui, ci sono due manifesti di un'iniziativa che è stata presentata ieri sera durante la serata dedicata alla festa della donna. Adesso io chiamerei la nostra bibliotecaria Tiziana Mattedi che ci illustra un po' questa iniziativa, perché richiede anche c'è questa possibilità, diciamo, di veder coinvolto anche i ragazzi delle scuole. Quindi adesso la chiamiamo. Puoi chiamare Tiziana, magari Alessandro, che dovrebbe essere in ufficio, che così viene ad illustrarci questa iniziativa. Certo. No, volevo chiedere riguardo ai cestini della raccolta differenziata, che si dovrebbero mettere, non so, cioè è disponibile, si possono mettere, insomma. Dobbiamo chiederli a chi ci fa la raccolta, adesso okay. Vediamo che cosa riusciamo a recuperare. Okay. Dentro la scuola voi dite questi? Ok. Solo due perché li metteremo. Va bene. Ah, quindi non cestini particolari? No, quelli della classica. Ok. Quindi non le campane o cose di questo genere da mettere nel cortile, ok? Per la raccolta della plastica, va bene. Ok. D'accordo. Poi mi lasciate tutte le proposte. Sì. No, è giusto, a ruota libera, già che siete qua chiedete, avanti. Invece non nella scuola, ma magari a mettere la raccolta differenziata anche per il paese e aumentare il controllo dei parchi o dei siti pubblici. Allora, voi sapete, noi abbiamo due vigili che si devono alternare durante tutta la giornata sul territorio. Allora, hanno da svolgere sia il controllo del territorio che il lavoro d'ufficio, quindi i vigili in giro li vedete, per esempio noi ci facciamo aiutare moltissimo anche dai volontari della Protezione Civile, ci sono molti volontari che controllano per esempio l'entrata e l'uscita da scuola, oppure che sorvegliano quello che è proprio il territorio. Ad esempio anche sabato
è stato fatto un intervento per mettere in sicurezza la sponda del fiume Adda. Quindi vedremo di chiedere magari a loro la disponibilità a fare qualche passaggio anche all'interno dei parchi pubblici. Adesso abbiamo potenziato, diciamo, l'ufficio dei vigili con un aiuto, con una persona che li aiuta nel lavoro d'ufficio, e quindi riescono anche a stare più sul territorio. Anche aumentare la sicurezza per chi nuota nell'Adda. E allora, nell'Adda è proibito nuotare. Nell'Adda è proibito nuotare. Perché comunque certe persone continuano comunque. Lo so, allora la scorsa estate, per esempio, io ho notato, c'era una famiglia, un papà con dei ragazzi che faceva il bagno, secondo me, in una zona tra l'altro pericolosa, e ho chiamato i vigili che sono intervenuti. E allora quindi essere anche i cittadini, se vedono che qualcuno fa qualcosa che non deve fare. Cioè, allora noi a volte siamo abituati a pensare che devono fare tutto i vigili, i carabinieri, la polizia, eccetera. Ma anche noi siamo responsabili del nostro territorio e di quello che accade. Quindi se noi assistiamo ad un fatto, ad un reato, oppure comunque ad un fatto che mette in pericolo la vita di qualcuno, noi dobbiamo avvisare qualcuno. Quindi se vedete qualcuno che fa il bagno nell'Adda, potete venire ad avvisare i carabinieri, i vigili, per esempio. E potrebbe essere anche una bella proposta non solo vietare, ma a dare delle multe per chi non rispetta. Anche quello c'è anche la multa, ci sono già le sanzioni, però il fatto che ci siano delle sanzioni o dei divieti, come quando uno c'è il cartello non superare il limite dei 50 all'ora e poi va a 70 o a 100, o scatta il semaforo rosso su via Bergamo perché arrivava veloce, passano comunque, le multe ci sono. Però ripeto, se assistete a qualche cosa che è pericoloso, avvisate. Perché i vigili, i vigili non possono essere dappertutto, quindi contiamo anche sulla collaborazione dei cittadini. Non vuol dire fare la spia questo, vuol dire proteggere qualcuno. Mentre il progetto di mettere una LIM per ogni classe in questi ultimi anni potrebbe essere... È un progetto molto costoso, però è un progetto che teniamo in considerazione. Non riusciamo a dotare tutte le classi di una LIM nello stesso momento, però man mano che abbiamo dei fondi in avanzo sicuramente lo facciamo. Tiziana, ti lasciamo la parola per illustrare il progetto. Come vuoi. Allora, ciao a tutti. Il progetto che volevo spiegarvi è quello che vedete rappresentato dai due poster qua. Vi faccio un riassunto veloce di cosa si tratta. Una giovane regista italiana di origini trentine, quindi della mia città, circa 20 anni fa emigrata, è uno dei cervelli emigrati in America per fare il suo lavoro. Lei è una bravissima animatrice, ha lavorato a film che voi sicuramente conoscete, tipo Dragon Trainer, Kung Fu Panda, i Minion, quindi per dirvi il livello di bravura, di eccellenza a cui è arrivata. Questo è un suo progetto personale, il primo progetto come regista. Si tratta di un cortometraggio, quindi una cosa molto più breve rispetto ai film a cui siete abituati voi,
ed è una cosa molto particolare perché è un progetto esclusivamente su base volontaria, raduna 250 artisti di tutto il mondo perché ci sono animatori che vengono dal Brasile, dall'America, dall'Inghilterra, dall'Italia, quindi è un lavoro di collaborazione esclusivamente su base volontaria perché è un progetto particolare. Racconta la storia di una bambina che si trova nella Trento degli anni 40, quindi in piena Seconda Guerra Mondiale. Nel settembre del 43 Trento viene bombardata dagli americani, che all'epoca erano nemici dell'Italia, e questa bambina perde la famiglia. Si trova a essere, diciamo, una profuga di guerra, come purtroppo succede a tanti altri bambini in questo periodo, e però trova un'altra ragazza, che anche lei ha subito le stesse perdite, ha perduto la famiglia, e insieme si salvano. Quindi questo è il riassunto breve della storia, che è una storia vera, perché l'idea, il progetto è nato dalle vicende realmente vissute dalla mamma della regista. La regista si chiama Cinzia Angelini, per chi volesse saperne di più. Ecco, qual è il progetto? Attualmente esiste un trailer di questo cortometraggio che è disponibile in internet, quindi io non vi racconto, non tradisco segreti di industria e così via, si può vedere, io poi darò le indicazioni alla vostra insegnante per chi avesse piacere di vederlo. Il 18 di marzo verrà registrato il trailer, diciamo, ufficiale, quello completo, con le musiche, perché è stata costituita apposta un'orchestra per fare la colonna sonora. Si tratta, fra parentesi, di un film non parlato, non ci sono dialoghi, solo accompagnamento musicale, quindi può essere visto da chiunque in qualunque lingua, per intenderci. E dopodiché ci sarà il completamento finale, quindi la realizzazione di questo cortometraggio conclusiva, probabilmente verso la fine di quest'estate. Questo per dirvi un progetto che è nato 4-5 anni fa. Un cortometraggio, sapete, che dura, se va bene, un quarto d'ora, 20 minuti, però ci sono voluti anni di lavoro. È un cortometraggio, per chi un po' se ne intende, in 3D, e che ha previsto tutta una serie di lavori preparatori, anche di disegno e di costruzione proprio di modellini in tre dimensioni, non so, degli edifici bombardati e di un sacco di particolari. C'è un sito del progetto, poi vi indicherò quale, comunque milafilm.com. Cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Chi vuole farlo? Naturalmente io mi presto solo come voce del progetto qua in Italia. Stiamo costituendo un fan club di Mila, per cui chi avesse piacere di dare il proprio supporto del tutto spirituale, nel senso che non si chiedono soldi, perché gli sponsor ci sono già, c'è la Trentino Film Commission, ci sono le casse rurali di Trento e anche altri sponsor, quindi da quel punto di vista. Vabbè, noi, me l'ho già fatto, dicevo, con i miei nipoti, con gli amici, ho fatto con mio marito, quindi ci siamo fatti fotografare con a fianco il poster Mila Fan, e poi questa immagine è stata pubblicata in internet, su Twitter, su Facebook, c'è una pagina Facebook apposta, sulle varie, come dire, testate online, e quindi è una maniera proprio per dare un supporto da fuori. Tutto qui, quindi questo è un progetto che al di là che poi uno decida o meno di fare questa cosa della fotografia, che è una cosa carina, poi decideranno anche i vostri genitori, visto che siete minorenni o quant'altro, è un film molto bello, per quello che ho potuto vedere io vale proprio la pena anche di vedere anche solo il trailer, perché tocca molte corde, molti argomenti che un mezzo espressivo come quello del cartone animato, in maniera molto, che normalmente tratta di argomenti lievi, allegri, cose divertenti,
riesce a rendere bene comunque anche un argomento serio come la guerra, le vittime della guerra che sono sempre per la maggior parte donne e bambine, bambini e bambine, e riesce comunque a dare un messaggio di speranza, perché poi la storia è finita bene, nel senso la bambina poi è diventata grande, si è sposata, ha fatto una famiglia e la figlia ha dedicato questo lavoro alla mamma. Tutto qui. Mi scusi, qual era il titolo di questo Il film si intitola Mila, semplicemente. Ah. E il sito, se vuoi vedere, è www.milafilm.com. È in inglese. Poi comunque posso mandare alla vostra insegnante anche il link al trailer su YouTube, che è breve, è un minuto di proiezione con la musica. Rispetto a questo film, visto che dura abbastanza poco, si potrebbe far vedere a scuola? Allora, è solo un trailer, puoi vederlo a scuola, nel senso vi una volta che avete una connessione a internet è di pubblico dominio, non è proibito, anzi, però ci tengo a sottolineare che non è il film completo, è un minuto di presentazione, esatto. Quindi puoi vedere, già quello che vedi, ripeto, dà un'idea di come sarà lo svolgimento, però è una cosa molto breve. Se la cosa potesse interessare, se potesse piacere, tenete conto che probabilmente a settembre, col nuovo anno scolastico, avremo molto più materiale, il film concluso, e si potrebbero anche essere in progettazione, perché sentivo poco fa, anche dei laboratori dedicati proprio alle scuole di vario tipo. Adesso non entro nel particolare, perché ovviamente per ogni fascia d'età ci saranno delle proposte diverse. Abbiamo concluso? Possiamo chiudere la seduta, quindi lavoriamo sul colore delle aule, sulla progettazione di quello che riguarda i murales e giornata del verde pulito con pulizia, ok? E bancarella, ok? Quindi giornata del verde pulito in collaborazione col Consiglio Comunale dei Ragazzi, quindi con i genitori, i consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi devono essere i primi a dare il buon esempio. Invece del parcheggio rosa... E quando rifaremo il parcheggio. Ah, ok, scusi. No. Tra pochi mesi però, a breve. Certo, assolutamente, ce ne ha già fatto... Ne ho scattate adesso? Sì. Ne ho scattate alcune un po' da lontano. Però magari lo facciamo insieme. Se volete vado a riprendere... Dai, ok.